Pronti per la bomba, ragazzi? Wow, mamma mia, mamma mia. Gli ingredienti sono da tortano o casatillo. Andiamo a vedere il tortano e il casatillo, quali sono le differenze. Adesso facciamo prima il casatillo. Farina, Caputo, pizzeria, e li mettiamo nella ciotolina. Potete fare anche tranquillamente questo impasto con la planetaria. Sciogliamo 12 grammi e mezzo di lievito nell'acqua. Allora, sciolto il lievito nell'acqua, aggiungiamo non tutto l'acqua, ragazzi. Andiamo a iniziare ad impastare. La regola sarebbe ogni 100 grammi di farina, 100 grammi di saluminis. Andiamo a miscelare pian piano questi salumi all'interno dell'impasto. Tra il casatiello e il tortano, che i salumi nell'impasto del casatiello vanno miscelati all'interno. Andiamo ad aggiungere la restante parte di acqua. Quando inizia a formarsi l'impasto, aggiungiamo il sale, poiché sale e lievito non devono mai essere insieme, altrimenti l'impasto non cresce. Aggiungiamo il mix di parmigiano e pecorino. Quando abbiamo miscelato per bene i formaggi, aggiungiamo un cucchiaio di sugna o strutto. Aggiungiamo il pepe come se non ci fosse un domani. Ragazzi, il pepe si deve sentire. Guardate qui com'è bello nero, pieno di pepe. Arrivati a questo punto, prendiamo un vuoto da sotto è 20, ragazzi, e sopra è 26 centimetri. Quindi questo è un vuoto da 20 centimetri alla fine. Visto che abbiamo le mani unte di sugna, andiamo a spalmare un pochino sotto al ruoto. Specie di salsicciotto. Facciamo un salsicciotto così e lo mettiamo all'interno del ruoto da 20 centimetri. Andiamo a schiacciare un pochino. Una volta appiattito per bene, prendiamo quattro uova. Abbiamo quattro uova che simboleggiano la croce. Ovviamente si dovrebbero fare le striscioline a croce sopra, no? È una formalità, tanto le uova non scappano. Queste qua non scappano. La croce fatta, adesso potete mettere o la pellicola sopra, o come nel mio caso mettiamo nel forno spento a lievitare almeno fino all'orlo. E adesso facciamo il tortano. Per il tortano abbiamo 400 g di farina Caputo pizzeria, ragazzi, dopo vi scrivo tutte le dosi, non vi preoccupate, e 200 di farina Manitoba, farina forte, poiché questo qua viene farcito all'interno e non si deve rompere, cioè non si deve bucare l'impasto. Nella stessa ciotola, che anche sporca non fa niente, che abbiamo usato per fare il casatiello, andiamo a sciogliere sempre 12 grammi e mezzo di lievito. Sciolto il lievito aggiungiamo sempre la metà dell'acqua. Andiamo a impastare. Quando arriviamo a questo punto, che si è formato quasi l'impasto, aggiungiamo il sale, sempre, poiché lievito e sale non devono mai essere insieme, altrimenti, ragazzi, non cresce. Mettiamo l'impasto sopra il piano da lavoro, facciamolo riposare con ciotola sopra per 30 minuti. Dopo 30 minuti incorporare aria in questo modo. Facciamo una bella pallottolina così. Mettiamo un po' di farina sotto la ciotola e andiamo a metterlo in questa ciotolina. Pasto messo alla pellicola, mettiamo sempre a lievitare in forno. La differenza del tortano e il casatiello è che le uova vanno solo sopra al casatiello, invece al tortano tutti gli ingredienti, pepe, formaggi, salumi misti, sugna e uova sole, vanno tutte all'interno e poi vanno a volte. Dopo 3 ore, guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia, guardate com'è cresciuto questo impasto. Se volete accelerare i tempi, mettete il forno un pochino a 30 gradi, lo preriscaldate a 30 gradi e ci mettete gli impasti a lievitare, altrimenti potete aspettare tranquillamente 3 ore e mezza, 4 ore, oppure con luce accesa. Adesso andiamo a mettere un pochino di farina sul piano da lavoro. Andiamo a dargli una forma rettangolare per fare questa pettola, ragazzi. Mettiamo farina, siccome è un impasto bello idratato, facciamolo rilassare un pochino così, aspettiamo 10 minuti in modo che lo stendiamo facilmente. Passati 10 minuti iniziamo a stendere piano piano questo impasto con il materiale, vedete, se allarghiamo per bene questa pettola, ragazzi, questa pettola. Saporiamoci le mani di sugna, vedete? Mettete la sugna in mano, strofinate, appena diventa cremosa così, andiamo a spalmare, deve essere bello unto di sugna. Una volta unto e spalmato di sugna per bene tutta la pettola, ci mettiamo il pepe, ragazzi, il pepe, abbondiamo di pepe, il pepe si deve sentire. Qui il discorso è diverso, qui invece usiamo 900 g di salumi misti. Andiamo a mettere
ecco, spargere per bene, a distribuire per bene tutti questi salumi. Abbiamo fatto 5 uova sode, andiamo a schiacciare per bene queste uova sode con le mani. Di parmigiano e pecorino, 25 g di pecorino e 25 g di parmigiano. Prima ad avvolgere piano piano, se rimane un pochino attaccato l'impasto, io qui ho, comunque c'è un piano da lavoro bello liscio che con la stecca vado. Andiamo ad avvolgere piano piano, avvolgere così su se stesso, piano piano, piano piano, ragazzi. Quando arriviamo alla fine, così, andiamo a tirare quest'altra da sotto verso sopra. Diventa bello sigillato. Il torto non sta per torcere. Vedete, si deve torcere così l'impasto. Vuoto da 32. Mettiamoli, ragazzi, seppure si rompe un pochino non vi preoccupate, adesso sta scoppiando di roba, quindi si è rotto un pochino sopra, ma non fa niente, non succede niente. Qui abbiamo 4 tuorli d'uovo, andiamo a chiarificare con un poco di latte all'interno, un bicchiere. Che cosa succede? Che poi in cottura va a fine che si scurisce troppo sopra. Andiamo a spennellare l'uovo, andiamo anche questo bambino qui, andiamo a spennellare di uovo. Uno preriscaldato a 200 gradi. Dopo 15 minuti, questo di sotto lo passiamo sopra, quello di sopra lo passiamo sotto. Dopo altri 15 minuti, quello di sotto lo passiamo sopra, quello di sopra lo passiamo sotto. Giusto 15 minuti, invertiamo. Mettiamo questo, lo mettiamo. Guarda che spettacolo, ragazzi. Mettiamo sopra e quest'altro lo mettiamo sotto. E così via per altri 15 minuti, finché non raggiungiamo un totale di 45 minuti di cottura e ultimi 5 minuti in modalità termoventata grill per fare la famosa crosticina sopra. E dopo 45 minuti, ragazzi, guardate qui che spettacolo, mamma mia, i due bambini. Abbiamo messo ovviamente 5 minuti con termoventilati in modalità grill in modo che si fa bello scuro sopra, anche questo. Andiamo a raffreddare e poi andiamo a togliere dal vuoto. Prendiamo una fetta a caso, ragazzi. Mamma mia. Guardate qui il pepe, come si vede, ragazzi. Gli ingredienti sono dappertutto. Vedete? Guardate qui, ragazzi, che spettacolo. Siamo pronti per la bomba, ragazzi. La bomba. Guardate. Siete pronti, ragazzi? Wow, mamma mia, ragazzi. Esagerato. Guardate qua, pieno di roba. Mamma mia, no. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Vi svelo un segreto, a me piace più il torto. Ok, lo zio vi saluta e vi augura buona Pasqua a tutti voi. Un forte abbraccio dallo zio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!